Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntata ragionerò brevemente della sintesi riguardante il famoso libretto Norme per la redazione di un testo radiofonico, stampato nel 1953 a firma di Carlo Emilio Gadda. Il testo nel 1953 era fuori commercio e ebbe solo una circolazione interna negli uffici della RAI. Questo breve episodio di podcast starò a sintetizzarvi rapidamente quanto scritto nel famoso libretto che oggi, a furor di popolo, viene acquistato dai podcaster nella disperata ricerca di migliorare il proprio prodottino. Ciao! Ok, andiamo direttamente al punto in relazione alla sintesi. Punto 1. Il radioascoltatore, così come oggi il podcaster, s'annoia in un parlato superiore ai 15 minuti, senza la presenza di un video. Se la discussione sfora i 15 minuti, occorrono almeno due voci, in modo da spartirsi l'onere della veicolazione del messaggio. Un altro sistema per sforare i fatidici 15 minuti, senza annoiare l'ascoltatore, è fare esempi concreti a supporto della tesi esposta. Nella lettura di eventuali testi, in una trasmissione priva di immagini in movimento che appunto stimolino l'attenzione dell'ascoltatore utente e nel frattempo aiutino la comprensione di quello che si sta a veicolare, occorre che il tempo di lettura non superi un terzo dell'intera trasmissione. Sono bandite le fonti bibliografiche in un contesto di radio. In un podcast, ovviamente, i link si possono mettere in descrizione del file. Il tono accademico o dottrinale è deleterio. Per questo è importante che l'ascoltatore percepisca chi parla come un gradevole soggetto che informa, cioè non un maestro, non un pedagogo, nemmeno un giudice, ma diciamo, un amico competente che informa in modo gradevole. Per farla corta o breve, bisogna evitare di restare sul cazzo degli utenti. Evitare il complesso di inferiorità culturale nell'ascoltatore. Non usare mai il pronome io, ma semmai il noi in un testo solo radiofonico. Astenersi dall'uso di locuzioni straniere quando possibile. Questo era un consiglio del 1953, in un'epoca in cui l'Italia era molto diversa dall'Italia di oggi. Ad esempio, non si era ancora manifestata la ricaduta tecnologica della conquista della Luna, l'informatica elettronica di consumo nel 1953 non si erano ancora praticamente diffusi, linguaggi di programmazione e inglesismi portati dai computer e dall'informatica non erano praticamente dilagati nella nostra vita, quindi questo consiglio secondo me è alquanto opinabile. Elencare date e nomi di persone sono un elemento deleterio in quanto annoia, che è abbastanza ovvio. Entrare subito in topic evitando noiosi preamboli, che è ovviamente piuttosto intuitivo. Altri consigli sono, se si costruisce un testo per la radio, fare periodi brevi, evitare le parentesi, le doppie negazioni, evitare l'uso dei pronomi, ma invece usare i nomi diretti dei soggetti di cui ci si riferisce, evitare le divagazioni, evitare la consecuzione delle idee in modo massivo, che deve essere invece portata lentamente alla comprensione dell'utente in modo coerente, marcando con toni di voce gli eventuali passaggi logici. Fare attenzione alle rime involontarie quanto alle allitterazioni. Sono banditi i termini antiquati e inoltre le espressioni tipicamente regionali. Io spero che questo brevissimo podcast vi sia piaciuto. Un saluto. Ciao.